Domani, mercoledì 23 dicembre, sarà l'ultimo giorno prima della zona rossa imposta dal governo. A Padova, per evitare la ressa dovuta alla corsa all'ultimo regalo, si è tenuto un vertice tra il prefetto di Padova Franceschelli e il sindaco Sergio Giordani. Impossibile replicare in un giorno lavorativo quanto successo sabato e domenica, con il centro blindato da 15 varchi a presidiare l'area della circonvallazione interna. La soluzione emersa è quella di applicare rigorosamente l'ordinanza del presidente Zaia, che chiude i confini comunali dopo le ore 14. I confini cittadini saranno quindi presidiati a partire dalle 14 dalle forze dell'ordine con dei posti di blocco e tutti coloro che tenteranno di accedere pur non avendone i requisiti rischieranno una sanzione da 400 euro. In una nota il sindaco Sergio Giordani dichiara: dopo il tavolo tecnico tenuto oggi presso la questura di Padova, confermo che da domani dalle 14 almeno 13 arterie di accesso alla città saranno presidiate da tutte le forze dell'ordine, che ringrazio per assicurare il rispetto delle normative anti-Covid, compresa quella regionale che, ricordo, impedisce lo spostamento in ingresso e uscita tra comuni diversi, tranne specifiche deroghe. Sfisce Marciana News, Padova.